sta ripigliando. Stavamo canticchiando. Ci sta ripigliando. Tu fai le canzoni anche di Luca Carboni nelle tue segate musicali? Sì, no. Sì. Tipo la sua. La sua quale? Luca lo stesso. Oppure mare. È un po' altina, eh? Quella è difficile. La parte finale alza molto. Farfallina. No, farfallina no. Bella però, bellissima canzone. No. Vabbè. Poi che c'è? Qualcun altro? Quella con. Oh, il titolo non mi ricordo. Rimini Bologna. Come si chiama quella? Rimini Bologna? Sì, quella che parla di Bologna. Non mi ricordo adesso. Poi c'è l'inno nazionale. Io sono troppo bolognese. Questa è per te, che le conosci tutte particolari. Io le conosco tutte. Allora, siamo un bel chi se ne frega, credo anche potremmo mettere come sottofondo, per da chi ci sta guardando, non da parte tua o nostra. No, dico alla gente, dico cosa. Infatti, va bene. Comunque, siamo, non c'entra nulla però con l'SOS di questa sera, siamo in Via della Robbia, che è stata oggetto di una interrogazione comunale. Ogni tanto fanno l'interrogazione anche su problemi, insomma, su situazioni della città e non sui massimi sistemi. Premesso che poi sai che fine fa un'interrogazione in consiglio comunale? Bah, in questo modo sembrerebbe seria l'interrogazione, sì, quindi dovrebbe essere presa in considerazione dall'amministrazione, dall'assessore ai lavori pubblici per verificare, valutare se è opportuno o meno effettuare quegli interventi che i cittadini chiedono. E qui mi sembra che sia un po' legittimo per quello che i cittadini chiedono, perché siamo nella strada, a alto traffico, come vedi, le macchine sfrecciano, l'illuminazione è relativa e non c'è un briciolo di marciapiede. Assolutamente, sì, infatti poi le macchine appunto sfrecciano e si chiede. C'è un briciolo di marciapiede. Non c'è un briciolo di marciapiede. Sì, briciolo. No, briciolo, capito bene? Briciolo nel senso piccolissimo. Sì, piccolissimo. No, volevo dire che la cosa poi che mancano i dossi. Ma vai! La gente, guarda, sfrecciano forte. Hai visto qui? Che lavoro? No, dico, chiedevano e il consigliere comunale Sisi ha presentato un'interrogazione nell'ultimo consiglio in cui si chiede il marciapiede e i dossi deceleranti. Perché vedi che sfrecciano qui. Io più che dossi deceleranti che rompono le scatole. Cosa gli faresti? La bella macchinetta. Almeno quella porta. Non si può fare, lo sai, nei centri così abitati. Che purtroppo. Ma tu ci vedi una bella Ma bene che si possa fare. Una bella macchinetta, la gente si ferma. Sì. Sì. Si ferma anche in quelli finti praticamente che non ci Brava, sono. Brava, figurati che frenano all'improvviso, sì, davanti. Esatto. E anche se non funziona. Metteci una macchinetta, ci sono le macchinette in giro, ce ne mettono qualcuna. Ah, finta. Non funzionante, ma ci mettono una macchinetta. Come quelli arancioni, lo sai che quegli arancioni sono finti molti, l'hai visto in certi comuni, non qua da Ghezzo. Sì, l'ho visto. Che costano un sacco di soldi, ma non c'è niente dentro. Ah. Bell'investimento. Comunque quelle macchine veramente sfrecciano, è una strada effettivamente pericolosa che poi porta verso il supermercato Esselunga, no? Sì, porta in città, certo. Porta in città e quindi è anche molto trafficata. Io ero un po' scettico a fare questo SOS, ma dove si va? Dove si va? Ma invece, in effetti qui ci sono un sacco di case, un sacco di abitanti, esatto, che purtroppo hanno queste problematiche. Non c'è marciapiede. L'assessore, il consigliere Sisi ha fatto un'interrogazione. Vabbè, il consigliere Sisi faccia un'interrogazione. L'ha fatta. Poi stringa l'assessore ai lavori pubblici, stringa il sindaco per far sì che venga fatto un progetto di massima qui e vediamo un po', poi nei vari bilanci dell'amministrazione comunale di anno in anno, se rientra, se riesce a farlo rientrare in un'opera finanziaria per farlo. Permette che tanto non so quanto costerà. Per mettere in sicurezza questo tratto di strada. Tra l'altro è anche è illuminata ma non mica tanto bene. Però. No, queste luci. Questo è il lampione, noi siamo sotto un lampione. Il prossimo è 100 metri. Quindi capisci? Non è che fanno questa grande luce, una luce gialla così. Vabbè. Sì. Sono un po' datati, mi sa, questi pali della luce. Se si gira l'operatore è bellissimo, il prossimo lampione a quanto non si gira l'operatore. Non si gira l'operatore. No, l'operatore dopo due volte non si gira più. Ho capito. Comunque si può mettere in sicurezza. Si può mettere in sicurezza. Via della Gobbia. No, si vuole mettere in sicurezza. Ma lui si vuole mettere in sicurezza perché se ti giri, vedi qui. Esatto, qui vedi le macchine che arrivano. Esatto. E se si girano le vede più, le vede addosso. Esatto. Allora, chiediamo quindi all'assessore Gamurrini, vice sindaco, assessore dei lavori pubblici, di insomma pensare come ha fatto in altre zone, dobbiamo dire, anche recentemente è stata riasfaltata anche via Fiorentina, tu ne sai qualcosa, qualcosina.
pezzetto qua. Pezzettino, vabbè. Ma butta via. Ecco, quindi non ci sono i soldi. Esatto. Facciamo di necessità virtù. Ecco, insomma, interveni per la sicurezza qui in via della Gobbia. Quindi come sfrecciano, ma mandiamoci anche un po' i vicini urbani in via della Gobbia. Ogni tanto qualche macchinetta. La vediamo col telelaser in bravo, giro, ecco, esatto. In via della Gobbia penso che farebbero qui. In mezz'ora sistemerebbero un po' di cose. No, ci finanziano il marciapiede. Esatto, ci finanziano il marciapiede. Ci vediamo domani. Ciao.